Come diventare un buon amante che seduce le donne? Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei miei video. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, basta andare in home page, tastino abbonati. Ma veniamo al tema. Come diventare un buon amante che seduce le donne? Allora, ci sono diverse cose da fare, ovviamente nessuna donna è uguale, però ci sono delle strategie molto interessanti, quindi dei consigli che ti possono aiutare a sedurre le donne. Intanto, per prima cosa, devi tenere presente questo, che devi creare un buon ambiente con le donne. Prima devi predisporle, perché la parte poi operativa, quella della sessualità, se hai preparato bene il terreno prima, sicuramente darà dei buoni risultati, perché avrà una, come dire, energia emotiva, per cui emotivamente sarà stimolata. E quindi sii confidente, inizia a farla parlare, la fiducia è sexy, se ti senti sicuro di te stesso la trasmetterai anche a una donna. Cerca di essere un po' premuroso, cerca di essere un po' attento ai suoi bisogni, poi stimola il desiderio, ogni tanto sparisci. Questo soltanto nella fase preliminare. Poi ci sono delle altre cose molto importanti che puoi fare nel letto fondamentalmente. Intanto devi imparare a conoscere il suo corpo. Prenditi il tempo per esplorare il suo corpo, per scoprire cosa le piace. Concentrati sul suo piacere, non pensare soltanto al tuo piacere ma anche al suo. Non aver paura, diciamo, di sperimentare. Il sesso deve essere un'esperienza condivisa. Il modo migliore per rendere felice una donna a letto è assicurarsi che senta anche il tuo desiderio, il tuo piacere. Poi ovviamente è molto importante anche da un punto di vista pratico mettere in atto delle strategie, ad esempio i preliminari sono fondamentali per il piacere sessuale, i baci, le carezze, le stimolazioni orali possono aiutare, diciamo, a portare la donna alle situazioni giuste, a prepararla poi al rapporto. Ovviamente il clitoride va stimolato, il clitoride è l'organo del piacere sessuale femminile, no? La stimolazione del clitoride è sufficiente per la maggior parte delle donne a farle raggiungere l'orgasmo, ma non devi pensare che il clitoride sia il tastino dell'ascensore o qualcosa del genere. Va fatto molto delicatamente, anche perché è una zona molto sensibile, quindi inizia a sfiorare e vedere come lei reagisce, magari anche agendo all'intorno, insomma, vatti a leggere un po' di anatomia dove si trova, poi certi manco lo trovano. Ovviamente molte donne hanno anche dei clitoridi molto diversi, più pronunciati, meno pronunciati, questo dipende da tanti fattori, però insomma la stimolazione deve essere abbastanza delicata. Ovviamente anche il punto G. Il punto G si trova nella parte interna della vagina, a 3-4 cm nella parte anteriore, quindi mettendo il dito, questo è il movimento che va a stimolare, diciamo, il punto G. La stimolazione, anche talvolta combinata, premendo con la mano del clitoride del punto G, può creare comunque un orgasmo molto intenso. Alcune donne addirittura con questa doppia stimolazione arrivano a squirtare, diciamo, la fontanella, la famosa fontanella. Poi ovviamente quando inizia la, diciamo, la penetrazione, devi imparare a magari provare diverse posizioni, perché provando diverse posizioni, ci sono donne che preferiscono una posizione, la posizione dell'amazzone, cioè lei sopra, altre doggy style, altre. Insomma, però variare un pochettino è molto importante. È molto importante fare attenzione, prestare attenzione ai segnali delle donne, della donna. Osservate la donna, cercate di capire che cosa la eccita, insomma. È importante essere delicati. La vagina è un organo molto sensibile, il clitoride pure, quindi bisogna, diciamo, andarci piano e non abbiate paura di sperimentare. Questo è fondamentale. Non abbiate paura magari di scoprire cose nuove, di usare anche dei toy, dei sexy toys, dipende insomma. È importante ricordare che è fondamentale anche creare un'atmosfera rilassante e godersi proprio il momento. Quindi questo credo che sia
il modo migliore per dare piacere a una donna. Metti un like, condividi il video con tutti i tuoi amici, seguimi su tutti i canali YouTube e ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo inoltre che sul canale è possibile abbonarsi. Abbonarsi è facile, basta andare in home page, tastino abbonati. Il tastino abbonati si trova vicino al tastino iscriviti. Se non lo vedi con l'app del cellulare, vai con il computer.